ci segue in qualsiasi... Il nostro giornalista di punta. E cosa? Dove? Bettaste.it. Betty Davis. Bettaste. Ah, best. Bad taste. Ah, bad taste. Cattivo gusto. Sì. E tu che si vede? Su quale parlo parte da un film di Peter Jackson, Bad Taste, no? Ma dove? Sì. Su Rai 1? No, no, su internet. Quando vuoi. Che io sì. Vivo. Strano, ho mentito, strano. Sì. Oh, ok. Allora, al momento, ad oggi, tra le persone che fanno commedia in Italia, te sei praticamente l'unico che lavora sulla scenografia, anche sulla scenografia, per far ridere. Voglio sapere, questa cosa in quale momento della fase creativa arriva? Cioè, tu già le scrivi, quelle scenografie, perché le pensi, oppure è una roba che fai sul set con la scenografa o... No, io le... in realtà alcune cose le scrivo ad anteriori, e poi altre mi vengono spontaneamente durante la lavorazione, perché il film considera che il processo di scrittura dura, non so, anche un anno, poi sul set c'è tutta l'organizzazione, alla fine è lungo come processo, e mano a mano che lavoro alle scene le approfondisco e mi vengono in mente dei dettagli sia su tutti gli aspetti del film, ma anche sulla scenografia. In questo film la scenografia è molto importante, sia quella reale del paese, ma anche quella di tutti i luoghi ricostruiti internamente. Quindi che mi veniva, ad esempio, il bar, che è lavanderia, ferramenta, sono tre cose insieme. Quella è una cosa che mi è venuta in scrittura, però poi realizzarla non è stato facile. Ma tu riesci anche a intervenire all'ultimo momento, cioè io penso a quel paesino dove giravate, che è un luogo abbastanza impervio, sì. Con le riprese che vanno avanti, riesci anche a... Ad esempio, ti faccio un esempio di intervento all'ultimo momento, nella scena dello spot in cui il giornalista dice la casa, l'immobiliare, lo spot immobiliare, dove diceva: da oggi la tua nuova casa la Citrullo sulla piazza con vista sullo splendido omicidio è tua a 290.000 euro. Lì prima di girare ho detto: vorrei due sagome di due spettatori, di due ipotetici abitanti di queste case da lusso, e quindi lo scenografo mi ha ritagliato quelle sagome e me le ha messe lì. È un genio. Riesce proprio a spostare le cose con la forza del pensiero anche. Senti, te sei la prima... siccome loro lavorano sempre insieme o con Ivo Avido, tu sei la prima attrice che io riesco a intervistare che ha lavorato ad un film con Maccio. È vero. Con l'unica sopravvissuta. Sì, perché noi le teniamo a questo tono, le mettiamo in cantina le attrici. Ha sgranato proprio l'occhio. Come cerchiamo, hai fatto ad arrivare ora qui? No, voglio sapere, perché loro hanno sempre lavorato insieme, chiaramente, sì. Mentre invece tu hai tutta un'altra esperienza, un'altra carriera. Cosa c'è di diverso nei set di Maccio? Perché poi i film sono molto diversi, no, dagli altri, rispetto ai set che hai frequentato. Beh, intanto se ti piace una persona, poi gli vai dietro, quindi io quindi sono andata dietro. Io ti piaccio. Sì, a lui è tutto più facile, no? Un attore non è che deve pretendere poi di portare gli altri, se no non fa quel mestiere sulla propria posizione. Quindi, conoscendo lui, ho visto il suo film, ho visto alcune cose anche su YouTube. Quando mi ha proposto questa sceneggiatura, che mi ha molto divertito, per come era sarcastica, sofisticata, particolare, un po' credo rara in Italia, questa modalità di far ridere. E sono stata molto felice, quindi mi sono fatta... guidare, come si dice, mi sono fatta prendere per mano. È diventata una di noi. Guidare. Loro hanno sempre questi personaggi eccessivi, esagerati, con un lessico assurdo. Quello che c'è tu chiaramente è più normale di loro, però insomma sarebbe difficile definirlo normale in assoluto. Secondo te la versione più vicina a un personaggio da Maccio Capatonda che si poteva affidare a te, o tu volevi andare anche più, ti sarebbe piaciuto andare ancora più in là, farlo ancora più esagerato? Oh. Io un po' avrei amato, sì, andare anche oltre, però è stato bravissimo lui, perché poi questo personaggio, che comunque è un po' l'anima, no? Il fulcro di quello che loro vanno a raccontare, il soggetto, no? Di tutto quello che viene raccontato, mette più paura proprio perché è così autentica, eh? Quindi se diventavo poi anch'io o comunque se fossi stato un personaggio, il mio, più sarcastico, più grottesco, avrebbe tolto invece sto pugno allo stomaco che arriva comunque, no? Sì, sì, certo.
dopo aver visto il film, perché questi sono tutti personaggi. Noi siamo questo, noi siamo questo film. Questa è la verità. Senti, ti volevo chiedere, ma quando a un certo punto finalmente i protagonisti arrivano a Campobasso, che già è geniale questa mitologia di Campobasso, perché hai scelto quel locale tra gli anni... sembra un locale degli anni 80 che ti fa gli anni 50. Sì, sì. Come mai ti pensavi a un luogo del genere? Beh, in realtà ho scelto... la prima scelta è stata quella del centro commerciale, perché loro... con la macchina. Loro camminano nella macchina, cioè camminano nella macchina all'interno di questo centro commerciale e lì c'era tutta una parodia, diciamo, dei centri commerciali, perché loro vedono questa Campobasso come se fosse un luogo unico, una meta agognata, un paradiso, e poi si ritrovano in questo, diciamo, squallido centro commerciale che fondamentalmente è uguale a mille altri, invece loro dicono questo posto è unico. E poi all'interno di questo centro commerciale, insomma, c'era, vanno in questo locale anni 50, e niente, in realtà è un po', c'erano due alternative: o farla in un bar normalissimo oppure farla in questo posto anni 50. Io ho voluto un po' raccontare il fatto che loro al Campobasso in realtà trovavano una cosa che era più arretrata di loro, cioè che rimanevano delusi da questo bar. Infatti loro quando entrano dicono, cioè, come se rimanessero delusi, perché pensano che Campobasso è rimasta agli anni 50, invece è talmente avanti che adesso c'è il vintage che va, quindi insomma c'è anche un po' la parodia di questi posti ormai che li invecchiano per farli sembrare più nuovi. Grazie.